Perturbazioni climatiche di Monique Mathieu, settembre 2021, traduzione marina. Le attuali violente perturbazioni climatiche sono dovute solo al pianeta Terra o c'è un intervento delle forze delle tenebre? Mi dicono. I disordini, e lo ripeteremo perché va detto ancora. Molti dicono che vengono dal progetto HAARP. Certamente ci possono essere delle perturbazioni volute da esseri molto inferiori, ma la Terra sta reagendo, sta pulendo se stessa. Non è più in armonia con gli uomini, almeno con tutto ciò che 7-8 miliardi di esseri umani stanno vivendo, praticamente nella loro totalità. È un'enormità. Vi rendete conto del potere di un essere umano che pensa male, di un essere umano che ha paura? Se pensasse bene, genererebbe pure un immenso potere, ma un potere positivo. Così milioni, centinaia di milioni, miliardi di esseri che hanno paura, che soffrono, che si ribellano, fisicamente o dentro di loro, generano una potenza di pensiero che agisce automaticamente sulla madre Terra, che lei stessa, e per non essere colpita nella sua coscienza planetaria, è obbligata a reagire, a pulirsi, a lavarsi col fuoco, con l'acqua e così via. Gli esseri malevoli, e purtroppo ce ne sono molti che non sono necessariamente umani, lavorano dallo spazio verso la Terra e commettono atti terribili. Stiamo parlando di incendi, del risveglio di vulcani che provocano con fasci di luce, lo avete visto su internet, perché vogliono accelerare il processo di distruzione della Terra. Tuttavia, non ci riusciranno. La Terra si sta pulendo, senza fare troppi danni per il momento agli esseri umani, ma c'è un danno enorme sulla fauna e sulla flora, cioè sul regno vegetale e animale. Quindi la Terra si muoverà automaticamente. Tuttavia, diciamo questo: se gli esseri umani si riprendono, se c'è una maggioranza di esseri ben intenzionati, di esseri molto positivi, di esseri generosi che inviano costantemente la vibrazione d'amore, essi minimizzeranno considerevolmente le difficoltà che la vostra madre Terra potrebbe far loro sperimentare. Quello che dovete veramente capire è che l'essere umano può avere un impatto importante sulla coscienza della Terra. Non si lascerà fare perché vuole ascendere. Le troppe sofferenze, miserie e rivolte sono programmate, in un certo modo, da esseri molto ostili, chiunque essi siano, che non vogliono assolutamente l'ascensione del pianeta Terra e di tanti esseri umani. Fanno dunque di tutto per mantenere gli esseri umani nella sofferenza e nella rivolta. Oltre a questo, certe entità si nutrono della vibrazione della sofferenza e ovviamente alimentano negli esseri umani questa sofferenza, questa rivolta e questa miseria. Quindi gli esseri umani devono capire che dal momento in cui non vogliono più entrare in questa danza macabra, in questa sofferenza imposta dagli esseri malvagi, chiunque essi siano, tutto può cambiare in un batter d'occhio. Sappiate questo: le rivoluzioni, qualunque esse siano, sono sempre state l'opera di una minoranza di esseri che hanno preso coscienza di certe cose e che hanno agito fisicamente o spiritualmente. Sul vostro mondo c'è anche un numero enorme di esseri umani o non umani, naturalmente benevoli, che agiscono spiritualmente, che agiscono in relazione permanente con i grandi esseri di luce e la cui missione è di proteggere la Terra. Agiscono anche in modo permanente con i vostri fratelli galattici, che non potete vedere in questo momento. Presto lo scoprirete, sarete infinitamente felici e non ne avrete paura. Voce Marina.